Oggi prepariamo fusilli integrali di insalata con melanzane, pomodori arrosto, mozzarella di bufala e basilico. Vediamo quali ingredienti ci servono. 280 g di fusilli integrali, 300 g di pomodori ciliegino, 300 g di mozzarella di bufala, un mazzetto di basilico a foglia piccola, due melanzane viola, oregano secco, zucchero di canna, sale, pepe e olio extravergine di oliva. Preriscaldiamo il forno a 200 gradi e tagliamo la melanzana. L'abbiamo lavata, poi tagliamo le estremità e ricaviamo vicino alla polpa delle strisce di un centimetro più o meno, in questo modo. Un centimetro di spessore, quindi vuol dire che lasciamo indietro la parte interna dei semi. Dalle nostre fettine di melanzana ricaviamo dei cubetti di più o meno sempre un centimetro di lato. Bene, mettiamo tutti i nostri dadini di melanzana in una ciotola e li condiamo con un pizzico di sale, una macinata di pepe e 3 cucchiai di olio extravergine di oliva. Mescoliamo bene e li mettiamo in una pirofila da forno che abbiamo rivestito con carta da forno. Dopo aver preparato le melanzane, pensiamo ai pomodorini. Allora, prendiamo una pirofila, la rivestiamo di carta da forno e la ungiamo leggermente con dell'olio extravergine di oliva. Abbiamo lavato i pomodorini, alcuni li prendiamo e li mettiamo direttamente interi così sulla nostra carta da forno, invece gli altri li tagliamo per metà. Li mettiamo nella nostra pirofila da forno con la parte tagliata verso in alto. A questo punto non ci resta che una spolverizzata di sale, un pochino di oregano secco, una macinata di pepe nero e in ultimo un cucchiaio scarso di zucchero di canna e di caramello, un pochettino. Inforniamo insieme alle melanzane e le lasciamo cuocere fino a che saranno belli croccanti, sia i pomodori che le melanzane. Le melanzane magari a metà cottura rigiriamole. Adesso tagliamo la mozzarella di bufala a cubetti con un coltello alla manica e la mettiamo a scolare in un colino sopra una ciotola in modo che perda un pochino del suo latte. Cuociamo i fusilli in abbondante acqua salata. Una volta cotti al dente, li facciamo raffreddare sotto acqua corrente e poi li scoliamo nuovamente. Una volta scolata e raffreddata la pasta, la aggiungiamo alle melanzane e pomodorini arrosto. Poi aggiungiamo anche la mozzarella di bufala. Le foglie di basilico spezzettate. Pizzico di sale, una macinata di pepe e un goccio di olio extravergine di oliva. Mescoliamo il tutto e lasciamo amalgamare per 20 minuti mescolandolo ogni tanto. Trascorsi 20 minuti, la nostra insalata di fusilli è pronta per essere gustata.